padre, madre. Punto F attraverso Francesca R. 7 aprile 2024 a cura di VB. Partiamo dal piano della coscienza. È stato spiegato che la coscienza è dove risiede la vera entità, la vostra vera essenza. Ma in una coscienza, l'entità che poi manifesta la sua natura in tutti i suoi piani di esistenza possibili, non è unica, non è un'unica cellula di un corpo, ma è un insieme di entità cellule affini tra loro, che hanno lo stesso raggiungimento di scopo, che conseguono nel loro divenire, nella loro evoluzione. In tutti i piani di esistenza più vicini a quello coscienziale, al piano acasico, le varie coscienze emettono molto più visibilmente una frequenza vibratoria per attrarre, per avvicinare coscienze similari. Che cosa vuol dire questo? Che tutte quelle cellule, quelle entità che formano varie coscienze, che hanno raggiunto un divenire similare, si muovono in uno spazio di divenire fisico-temporale ravvicinato. Non sono preciso né sullo spazio né sul tempo, perché il discorso spazio-tempo apre scenari immensi di verbosità concettuali, che in questo momento non vi servono. 13 minuti e 58 secondi. Quando più coscienze si attraggono nella vicinanza spazio-temporale del divenire, nei piani elevati si assiste all'inizio della fusione coscienziale. Quindi le coscienze rimangono e permangono separate, ma nei sottopiani la distanza e la compenetrazione non è così netta, delineata, si assiste ad una fusione. Ma nei piani più bassi che cosa si verifica? Nel piano mentale assistiamo ad una sinergia similare alla sinergia coscienziale della rappresentazione del pensiero che muove il divenire. Nel piano astrale si mescolano, ma ancora si separano, i vari corpi astrali. Nel piano fisico assistiamo alla vicinanza esperienziale. Questa vicinanza è l'entrare in contatto, in vicinanza, con un'altra cellula entità incarnata. 16 minuti e 11 secondi. Parliamo dell'entità incarnata che fisicamente si trova vicino a voi. Questa entità incarnata così vicina a voi può essere vostra madre, vostro padre, vostro fratello, sorella, figlio, amante, amico, assassino, compagno di distruzione, compagno di amore. Questo perché vi ho parlato di una unione coscienziale del divenire spazio-temporale, non di evoluzione che va al di là del divenire, dove non serve il divenire, perché l'assoluto ha manifestato a se stesso ogni possibile divenire. In ogni momento evolutivo, le coscienze similari, vibratoriamente parlando, cercheranno l'unione. Perché? Perché la legge del divenire è economica, 18 minuti. Non serve avere un quantitativo immane di coscienze e quindi di entità incarnate. Serve avere il corretto quantitativo coscienziale presente in quel momento, in quel qui e ora, per poter esplicare e vivere ogni divenire possibile. Questo si manifesta dal piano più elevato. Se l'entità è di bassa evoluzione, è ugualmente compresa in un piano elevato. L'entità è assoluto, quindi è elevata, ma tanto è elevata, tanto non è elevata. Nella sua conoscenza del divenire presenta, nelle limitate possibilità spazio-temporali, tutti i divenire possibili, da quelli meno evoluti a quelli più evoluti.